Una Pasqua di solidarietà alimentare per le famiglie in difficoltà. Al Palazzo Ricci Conti di Atri, l'importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano per sostenere in occasione delle festività di Pasqua le famiglie in difficoltà per l'emergenza Covid con prodotti alimentari di qualità del nostro Made in Italy. Sono oltre 400 le famiglie poveri abruzzesi piegati dall'emergenza Covid che per la settimana di Pasqua e Pasquetta potranno mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari made in Italy e passare alle feste più serene grazie alle importanti operazioni di solidarietà del sistema agroalimentare italiano presentato al Premier Mario Draghi, dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini e dal segretario generale Vincenzo Gesmundo. Alessandra Giuliani, assessore del comune di Atri, Giulia Palessini, presidente ASP2 Teramo, azienda per i servizi alle persone, Antonio Samuele, componente ASP2 Teramo, Emiliano Di Matteo, consigliere regionale, presidente Commissione Agricoltura, Regione Abruzzo. Ringrazio Coldiretti per questa bellissima e importante iniziativa. Ringrazio tutti coloro i quali hanno partecipato a questo incontro oggi, che segna, diciamo, il momento iniziale di questa consegna, e di questo sostegno alle famiglie del territorio atriano. Sono onorata di poter ospitare oggi, nel mio primo giorno di ufficiale di insediamento all'ASP, questa importante operazione di solidarietà che vede coinvolta noi come ASP, ma soprattutto la Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica. Questa iniziativa è un importante aiuto e sostegno per le famiglie abruzzesi che più di altre sono state colpite dalla crisi economica e finanziaria causata dall'emergenza Covid-19. E sono convinto che faremo dei bei lavori, come questo di oggi, questa nostra partnership con Coldiretti che ci onora di questo intervento che faremo su tutto il territorio, diciamo, dove opera la ASP. Quindi ringrazio Coldiretti, ringrazio tutti. La regione non poteva mancare in un'occasione del genere per far sentire la propria vicinanza. Sono stato ben lieto di rappresentarla anche come presidente della Commissione Agricoltura per testimoniare a Coldiretti l'apprezzamento per l'impegno che questa associazione fondamentale del nostro territorio svolge quotidianamente a servizio degli agricoltori associati, delle tante eccellenze, piccole ma grandi eccellenze del nostro territorio, e quindi la solidarietà non è mai abbastanza.